Sia con voi. Fratelli e sorelle, celebriamo quest'oggi la memoria di Sant'Ambrogio Vescovo. La Chiesa, la storia riconosce in lui un grande maestro della fede cattolica, un esempio di apostolica fortezza che ha saputo governare la comunità ecclesiale che gli è stata affidata con coraggio e sapienza. Quest'oggi noi vogliamo ringraziare il Signore per la Chiesa gerarchica, per coloro che guidano la Chiesa, e vogliamo pregare anche per loro che siano davvero i maestri che sappiano condurre la Chiesa con coraggio e sapienza in questi tempi non facili. E perché questa Eucaristia possa portare frutti abbondanti per ognuno di noi, all'inizio vogliamo chiedere il perdono di tutti i nostri peccati. Confesso. Con molto peccato, in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, o i fratelli, pregare per me il Signore Dio. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Vescovo Sant'Ambrogio, ci hai dato un maestro della fede cattolica e un esempio di apostolica fortezza. Suscita nella Chiesa uomini secondo il tuo cuore che la governino con coraggio e sapienza. Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Una voce grida: nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati. Il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata.
Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato. Una voce dice, grida, e io rispondo, che cosa dovrò gridare? Ogni uomo è come l'erba, e tutta la sua grazia è come un fiore del campo. Secca l'erba, il fiore appassisce, quando soffia su di essi il vento del Signore. Veramente il popolo è come l'erba. Secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Sali su un monte alto, tu che annunci liete notizie a Sion. Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere, annuncia alle città di Giuda, ecco il nostro Dio, ecco il Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore, egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. Parola di Dio. Ecco il nostro Dio viene con potenza. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore uomini di tutta la terra, cantate al Signore, benedite il suo nome, annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. Ecco il nostro Dio viene con potenza. In mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Dite tra le genti, il Signore regna, egli giudica i popoli con rettitudine. Ecco il nostro Dio viene con potenza. Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare quanto racchiude. Sia in festa la campagna e quanto contiene, acclamino tutti gli alberi della foresta. Ecco il nostro Dio viene con potenza. Esultino davanti al Signore che viene. Sì, egli viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli. Ecco il nostro Dio viene con potenza. Alleluia, alleluia, alleluia. Il giorno del Signore è vicino, egli viene a salvarci. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Matteo, Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: che cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarita? In verità io vi dico, se riesce a trovarla si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarite. Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli che neanche uno di questi piccoli si perda. Parola del Signore. Thank you.
Fratelli e sorelle, vorrei iniziare con una frase di un anziano monaco che diceva: per molti anni io andavo alla ricerca di Dio e quando ho aperto gli occhi al termine di quel lungo viaggio ho scoperto che era Lui a cercarmi. Ecco, viviamo il tempo dell'Avvento, è un tempo particolare che ci aiuta ad andare incontro al Signore che viene. E spesse volte pensiamo che tutto lo sforzo pesa su di noi, che il nostro impegno è quello di andare a incontrare il Signore. Sì, è una verità però che regge in parte, perché comunque il nostro incontro con il Signore avviene con Lui. Anche il Signore viene a trovarci. E questo incontro avviene sempre, non dico a metà strada, perché il Signore percorre tutta l'eternità per incontrare l'uomo, ma l'uomo deve fare almeno un unico passo per incontrarlo, per buttarsi nelle sue braccia sempre aperte. Ecco, la parola di Dio che il Signore ci ha dato e ci dà nella sua provvidenza, e soprattutto questa di questa mattina, vuole ricordarci questa verità. È l'immagine del pastore che sia nella prima lettura che nel Vangelo vogliono sottolineare l'iniziativa divina di Dio stesso nell'opera della salvezza. Ecco, questa parola che prima è una profezia e poi si rende realtà e verità, che viene confermata nel Vangelo, ci ricorda che davvero il Signore viene a salvarci, viene a trovarci. Però sorge una domanda: come noi, come umani, come uomini e donne, viviamo questo tempo e soprattutto che immagine di Dio abbiamo in questo processo dell'incontro con Lui? Perché a volte sembra che abbiamo un'immagine deformata. Da una parte vogliamo che il Signore risolvi con un tocco magico tutti i problemi della nostra vita e dall'altra parte noi vediamo uno che vuole semplicemente giudicare l'umanità e magari se ci aspetta al varco per vedere i nostri peccati, per giudicarci. Però l'immagine vera, l'immagine quella giusta, quella che corrisponde al nostro Dio, viene racchiusa soprattutto nella parola che abbiamo ascoltato. Sì, Dio viene con potenza, con una potenza che salva, ma la sua potenza riveste immagini molto mansuete e affettuose, come quella del pastore che fa pascolare i gregge e porta gli agnellini sul petto. E Gesù assume in sé questa immagine e tutta la sua vita, i suoi atteggiamenti, tendono a rivelare l'amore del Padre, il vero volto di Dio. E per questo Gesù racconta la parabola: se un uomo che ha 100 pecore e ne smarisce una, non lascia nel recinto le 99 per andare in ricerca di quella perduta? Quando la ritrova si rallegra più per questa che per le altre che ha lasciate. Non perché questa, una che si è persa, vale di più, ma proprio per il fatto che si è persa. La sua gioia sta nel ritrovamento di quella che era perduta. Il Signore gioisce quando salva tutto quello che era perduto. Allora Cristo agisce allo stesso modo di Dio, accoglie tutti i peccatori, senza emarginare nessuno, perché il suo Padre Celeste non vuole che si perda neanche uno di questi piccoli. Fratelli e sorelle, per Dio non esiste gente senza importanza, ma ognuno di noi è personalmente amato da Dio e ognuno di noi
è in qualche modo è valutato per il pezzo del sangue, per il prezzo del sangue di Gesù. Perciò, nonostante la nostra nullità, per Lui siamo qualcuno. Il Dio grande e onnipotente e allo stesso tempo il Dio della tenerezza, della misericordia e della comprensione. E dato che Dio è padre e madre, la sua prerogativa è quella di amare e perdonare. E così manifesta il suo potere colui che ama tutti gli esseri che creò, colui che è amante della vita. E allora, se Dio ci ama, c'è motivo di sperare e gioire. Se Dio ci ama, c'è motivo di credere che la nostra vita non sarà un cammino verso la morte, ma verso la vita. Se Dio ci ama, siamo creati e siamo certi che non ci abbandonerà nelle difficoltà. Dio non cessa di offrirci tutto quel che è necessario per incontrarlo. Amandoci può rinnovare ognuno di noi nel nostro intimo e può trasformarci. Allora andiamogli incontro.